la mia prima domanda per la Spinelli, che riprende quella della collega. Praticamente l'analogia, più che con il Comitato per l'Acqua, è con Azione Civile. E volevo chiedervi come vi state cautelando e soprattutto se non c'è il rischio, perché l'operazione, non dico che sia calata dall'alto, però sembra distante dai partiti, e poi magari, come l'altra volta, la campagna è molto forte ma poi i voti non arrivano. Qual è la strategia per non evitare questo errore? Mentre dal punto di vista tecnico, restiamo in Europa, ci restiamo per cambiarla, quali le possibilità di intervento concrete delle forze in campo e dove agire? Sul trattato commerciale Europa-Stati Uniti, è vero che c'è nel programma di Tsipras, ma è vero anche che il tema non c'è, non è nominato, non è menzionato nel nostro manifesto appello, ed è stato un errore, perché qualche volta per strada uno corre troppo presto e si perde dei bagagli correndo. E il bagaglio e il peso del trattato in corso, delle trattative in corso commerciali tra Europa e Stati Uniti è pesante e dobbiamo occuparcene tantissimo, perché quello che viene minacciato con questo trattato è tutto quello che l'Europa ha costruito dal punto di vista di regole, norme, importazioni, tasse su prodotti lesivi della salute, e difesa del servizio pubblico, non concorrenza tra privati sui servizi pubblici, eccetera. Tutto questo patrimonio rischia di saltare, perché l'obiettivo dei negoziatori, e tra l'altro è un negoziato che si svolge molto segretamente, senza nessuna partecipazione di parlamenti, l'obiettivo è di allentare e abolire tutto, diciamo, quello che è legislazione europea in campo commerciale. Domanda Siriza e Movimento 5 Stelle, di cui ho parlato oggi in un'intervista. E ho fatto questo paragone un po' eterodosso, perché Grillo non assomiglia in niente a Tsipras, non ha l'aspirazione politica di Tsipras, non vuole diventare Presidente del Consiglio, Tsipras vuole diventare Presidente del Consiglio, ma il modo in cui è stato creato il Movimento 5 Stelle, cioè raggruppando un infinito numero di iniziative locali, politiche, partiti in parte molto vecchi, in parte molto nuovi, eccetera, ricorda il metodo di Siriza. E sì, secondo me la nostra iniziativa si rivolge anche all'elettorato di Grillo, e direi addirittura che non si rivolge solo a un elettorato di sinistra, anche se punta a svegliare, a cogliere la voce di una sinistra che non c'è più, ma non si rivolge solo, si rivolge a chi soffre di questa crisi italiana e crisi economica italiana, cui non vengono date risposte. Noi diciamo che in Europa è possibile dare risposte alla crisi, e Tsipras parla di un piano Marshall per l'Europa, che gli Stati non sanno già dare. Quindi parlo, è un io collettivo, cioè ci rivolgiamo a gli elettori di Grillo, gli elettori di sinistra, gli elettori del PD, tutti quelli che vogliono votarci. Credo che parlando di Siriza, ho dato anche una risposta, e parlando di questa volontà di rivolgerci a tutto, ho dato una domanda anche
sulla questione dell'esperienza di azione civile. In Europa siamo per fare che cosa? Per cambiarla come? Dove? Quando? E, secondo me in Europa siamo con Tsipras per averlo Presidente della Commissione, ma noi sappiamo benissimo che non lo eleggiamo noi direttamente, il Presidente della Commissione, cioè è un po' virtuale questa cosa che è stata inventata. Il Presidente della Commissione continuerà purtroppo a nascere da un accordo al vertice fra gli Stati. Quello che è nuovo è che se tutti i partiti nelle elezioni europee presentano un candidato, i capi di governo, di Stato e di governo non possono del tutto ignorare quello che dice il Parlamento europeo. Ma come agire, secondo me, e per questo io appoggio moltissimo tutte le iniziative giuridiche per l'abolizione dell'euro porcellum, anche se temo che non avremo abbastanza tempo, l'obiettivo del Parlamento europeo è di evitare, come in Italia, le grandi intese, le grandi coalizioni destra-sinistra, che è nella sostanza un'alleanza tipo quella che c'è in Germania tra socialismo europeo e popolari, che sono il centrodestra. Più sono forti le liste alternative, più si mette in difficoltà questa tendenza al compromesso storico, perché ormai esiste il compromesso, le larghe intese esistono da parecchio tempo al Parlamento europeo ed è questo equilibrio che vorremmo fare saltare.